persona rigorosa, una persona che sapeva unire mondi differenti. Non a caso nel 1995 la prima elezione diretta del sindaco a Santa Anastasia fu colui che al Metropolitan io ho avuto la testimonianza diretta, anche perché quando decisi di mettere in piedi quell'incontro era una totale novità, la legge era stata approvata da poco in Italia, e appena io dissi a Mario circa la partecipazione a quel confronto non ci dirò minimamente niente. Tra l'altro il nostro legame è stato anche aiutato da un legame fortissimo che io ho e custodisco come le cose belle della vita con il fratello, con Enzo Romano, con il quale abbiamo condiviso tante cose, abbiamo condiviso viaggi, abbiamo condiviso esperienze di lavoro, di film documentari e lì al CNR. E con Mario ho avuto modo di scoprire l'aspetto umano di una persona che cercava di mettere insieme tante cose differenti. Non a caso il mondo cosiddetto dei comunisti che mangiavano i bambini, all'epoca si diceva sempre, e il mondo del cattolicesimo, il mondo dell'esperienza cattolica e delle comunità legate al credo evangelico. E Mario nel 95 realizzò questo. Mi ricordo nel 97, quando si trattò di scrivere il libro La Primavera Negata, la sua amarezza, e lì ho scoperto il lato umano di Mario Romano, un lato umano di una persona che guardava le cose con lucidità, dalle quali cominciava a prendere le distanze, si sentiva un po' estraneo, un po' tradito da tanti che si sono fino ad oggi, fino a questo momento qui davanti, attorno al feretro qui al cimitero di Santa Anastasia, si sono volute sentire amici. Chissà se ricordando il 97 alcuni di questi hanno pensato che cosa poteva accadere, che cosa non è accaduto. Il libro, come tutti sappiamo, aveva titolo La Primavera Negata. Il fratello Enzo ieri, quando mi ha comunicato della morte di Mario, mi ha detto: ora la primavera è negata davvero rispetto a quei tipi, a quelle idealità. Poi magari ne verranno altre con altri nomi, con altri schieramenti, però oggi è il ricordo di una persona rigorosa a cui va tutto il mio saluto e il buon viaggio. Poi Mario lo ricordo un amico con il quale facevamo passeggiare sotto braccio, confrontandoci sui nostri sogni, sulle nostre utopie, specie politiche. E non è stato un caso, l'unica esperienza politica amministrativa che ho fatto è stato quando lui si è candidato sindaco per Santa Anastasia. Abbiamo perseguito poi nel campo amministrativo con coerenza e senza cedere a nessun ricatto quelle che erano le sue idee. Non so se avete visto oggi quanti giovani c'erano a questo funerale. Questo è il segno che quella primavera politica di cui vi parlavo non era solo una primavera politica, ma era una primavera umana che si traduceva anche in politica. Ed allora quello che Mario ha seminato è un qualcosa che va al di là anche della sua stessa vita. Don Virgilio nella messa parlava di una eternità. Ecco, credo che Mario rimanga eterno proprio per questo, perché ha incarnato dei valori che non passano, che non muoiono, che vanno al di là delle fedi e delle religioni, ma appartengono ad ognuno di noi.